Buongiorno YouTube, sono Chris, bentornati su un nuovo tutorial sull'RPG Maker X Ace. Cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a interagire con il database, quindi andremo a modificare alcune cose all'interno del nostro progettino. Io qualcosa ho già toccato, ho già fatto, come se vi siete accorti nello scorso episodio avrete sicuramente notato che il mio personaggio non rientra fra quelli che ci sono di standard, che ci sono di default. Che cosa ho fatto? Praticamente con lo strumento generatore di personaggi, che è molto carino da utilizzare, andremo a creare il nostro personaggio, a modificare il tipo di capelli, insomma, gli occhi, il naso, la bocca, eccetera, eccetera. Quindi il mio personaggio l'ho creato attraverso quello strumento e poi sono andato a modificarlo nel database. Andiamo subito a vedere come si utilizza il database. Prima pagina abbiamo gli eroi. L'eroe che dall'1 al 10 sono quelli di default, quelli che trovate già nel vostro programma. Anche voi potete trovare questi personaggi. L'undicesimo invece è il mio. Se vi chiedete perché non c'è il nome, semplicemente perché quando inizio una nuova partita, sarà l'utente a decidere il nome del personaggio. Ho fatto in modo tale che si possa fare e poi vi insegnerò come. Quindi l'importante è che se utilizzerete il mio metodo, cioè quello di far scegliere all'utente, cioè al giocatore, il nome che si vuole dare, dovrete lasciare il nome, in questo caso vuoto. Il titolo, spadaccino magico, classe, lama magica, eccetera, l'ho copiato da Eric, no, scherzavo, da Ernest. Così, perché mi andava, non avevo voglia di stare lì a inventarmi una nuova classe e tutto, quindi ho fatto copia e incolla e ho cambiato la grafica, ecco. Volevo fare così velocemente, ma poi questi qua sono dettagli che andremo poi a rivedere prossimamente. Passiamo alla tabella classi. La tabella classi, anzi, nella tabella classi possiamo modificare i parametri di attacco, di difesa, di magia, agilità, fortuna o comunque le caratteristiche di ogni classe in questa tabella, semplicemente facendo due clic e ampliando il raggio in questo modo. Non so cosa sto facendo, però vabbè, annulla, è una cosa a caso. Le abilità sono le magie, comunque le abilità, le skill, ecco, che andremo a imparare man mano che livelleremo. Comunque sono cose che dovete divertirvi voi a modificare, io non sto qua a soppiantarmici troppo. Sì, va bene. Le abilità invece sono le stesse cose, cioè sono gli attacchi. Qui selezionate le abilità che imparerà la determinata classe, mentre in questa tabella abilità andrete a modificare le singole abilità per classe, o comunque sarete qui voi a decidere come cambiare gli effetti, eccetera, eccetera. Comunque questo qui riguarda tutte le abilità. Gli oggetti sono tutti gli oggetti che potete trovare o nei vendor, quindi quando comprate, quando vendete, o gli oggetti chiave, o gli oggetti che troverete all'interno del mondo grazie a particolari eventi. Per esempio, io ho aggiunto l'oggetto 17 farfalle in bottiglia, perché qua per esempio ci sono diverse farfalle. Adesso si fa molta fatica a vederle, però ci sono tre farfalle. E questo bambino mi dà una quest, una missione, che mi chiede di catturargli una o più farfalle in bottiglia per una determinata ricompensa. Poi vi mostrerò anche come si faranno le quest. Però intanto partiamo col modificare il database, così da avere già la base per una quest. Quindi questo è un oggetto che ho creato io. E poi c'è il piccone d'adamantio, inventato a caso, che mi serve per un'altra faccenda che non vi mostro ancora. Comunque vabbè, così si creano gli oggetti, cioè cambiate il massimo valore. Prima era impostato su default a 16, l'ho cambiato a 20, così io posso creare 4 nuovi oggetti, di cui due li ho già utilizzati. Quindi doppio clic, impostate il nome, selezionate l'icona, poi doppio clic, l'icona, ce ne sono un po', potete anche crearle voi se siete bravi a fare sprite con GIMP o con Photoshop. Bravi, perché io non sono capace. E poi selezionate ok, descrizione, tipo di oggetto, se è un oggetto chiave o meno, se il bersaglio è un alleato o nessuno, cioè se quando lo utilizzate
andrà a modificare le statistiche vostre o di un alleato, eccetera. Comunque sono cose che dovete divertirvi voi a guardare. Le armi, vabbè, inutile presentarle, sono le armi che sono presenti nel gioco, le armi che o creerete voi o che andrete ad acquistare o a vendere all'interno dei vendor. Ogni arma ha un nome, una descrizione, un tipo di arma, un prezzo. Ecco qui i prezzi che andremo a modificare o meno per l'acquisto e la vendita nei vendor e le caratteristiche. Anche qua buon divertimento. Armatura, stesso discorso, quindi non mi fermo troppo. I nemici, eccoli qua. Nello scorso episodio abbiamo visto i combattimenti, quindi qui potrete andare a modificare la grafica del personaggio, quindi anche i colori dei personaggi se volete. Se volete uno slime alla Terraria, questo fa il caso vostro, o anche così, è la stessa cosa. Se volete mettere un Pikachu, create lo sprite, questo qui è uno sprite a caso, e mettetevi il Pikachu, cosa vi devo dire? Comunque, questi sono i dettagli, anche qua, come per le armi e le armature, nome. Le varie caratteristiche di attacco, difesa, magia, agilità, fortuna, oggetti lasciati, quindi il drop, eventualmente le abilità, cioè gli attacchi che andrà a effettuare il nostro slime, le caratteristiche, eccetera. Le truppe, invece, sono qua andrete a modificare il numero di pipistrelli, di slime, di mob a incontro. Questi qui rappresentano gli incontri, cioè quanti mostri incontrerete all'interno di uno scontro, che cosa c'è in uno scontro, cioè potete anche fare dei mix slime pipistrelli insieme, un loop mannare due slime perché vi devono rompere le scatole, eccetera, eccetera. Comunque divertitevi. Gli stati invece sono come sempre. Prendiamo come riferimento sempre i Pokémon. Snorlax è addormentato, ecco, quindi c'è lo stato, dorme, sonno, sonno, eccolo qua. Che cosa fa? Spostamento impedito, priorità, bla 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 bla, caratteristiche, stesse cose, si addormenta. I messaggi li create voi, stesse cose. Le animazioni sono quelle animazioni che sono presenti nei combattimenti, quindi potete modificare la posizione, l'effetto, potete anche. Eccolo qua, modificarlo, vedete il terzo è qui, pa, 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 bam, pum, 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 pam, fine. Non so perché l'ho fatto, comunque lasciate stare, non fateci caso. I tilesets sono questi, A, B, C, D, E, che andrete a utilizzare all'interno delle quattro macro classi all'interno della mappa, cioè abbiamo la macro classe mondo, esterni, interni, dungeon. Negli interni, per esempio, io ho A, B, C, D e questi D e ed E sono dei tilesets che ho comprato. Sì, perché compreso nel pacchetto di RPG Maker c'erano anche dei tilesets particolari e io li ho comprati perché erano praticamente gratuiti, cioè compresi nel prezzo, compresi nel bundle, e quindi li ho aggiunti. E come si fa? Vedete qui grafica, selezioniamo il tileset vuoto, in questo caso voi dovreste avere il D vuoto, quindi premete sui tre pulsantini, scusatemi, su tre puntini e andate a selezionare il tileset che preferite o comunque quel tileset aggiuntivo che avete scaricato o fra quelli che già ci sono e annulliamo. Gli eventi comuni sono eventi che avvengono per così dire in modo contemporaneo ad altri eventi o in diverse zone della mappa. Pensate, facciamo un esempio. Uno di voi mi crea lo sprite della neve che cade. Ok, io non so farle, quindi non ci provo neanche, ma poniamo il caso che uno di voi mi crei l'animazione della neve che cade. Allora, un evento comune potrebbe essere dopo che passano 100 giorni di gioco o determinati minuti di gioco, in tutta la mappa inizierà a cadere la neve e quindi avremo l'animazione della neve che cade, tutto sarà innevato, eccetera. È complicato senza una realizzazione pratica, però questo è il senso. Sistemi invece sono le impostazioni
di default, per così dire, del gioco, cioè il titolo del gioco, la valuta che può essere gold, euro, dollaro, decidete voi. Personaggio iniziale può essere o un gruppo, quindi diversi personaggi, o solo il vostro. In questo caso è solo il mio eroe, quello senza nome, perché il nome lo decide l'utente. La musica, abbiamo qui la tabella musica, dove, vabbè, nella schermata del titolo verrà riprodotto l'effetto audio Town 1, nella battaglia verrà riprodotto l'effetto audio Battle 1 e così via. Effetti sonori. Divertitevi. Posizione di partenza del giocatore è quell'evento del personaggio iniziale dove si determina la posizione iniziale. Potete modificarlo o così schiacciando sui tre, non sui tre pulsantini, porca miseria, scusatemi, sui tre puntini, e quindi andare a selezionare all'interno della mappa la posizione, oppure andare sull'evento stesso, tagliarlo e incollarlo a vostro piacimento. La schermata del titolo, come per i combattimenti, selezioniamo lo sfondo, eccetera. Qua diverse opzioni, il colore della finestra, potete modificare il colore della finestra dove compaiono i dialoghi. Nel mio caso è blu di default, però avevo creato un evento precedentemente che mi modificava il colore in rosso. Vi farò vedere anche quello. E infine, terminologia. Abbiamo diverse cose, tipo nuova partita, esci, annulla, continua, vai al titolo, sono quelle stringhe che compaiono all'interno del gioco in determinate occasioni, tipo qui sono le stringhe che possiamo modificare, continua, bla bla bla, possiamo modificarle. Per esempio, queste sono nel caso del menu principale, nuovo gioco, continua, esci. Qui abbiamo il menu del nostro personaggio. Questo è durante il combattimento. Invece di fuggi possiamo dire scappa o cose così, a vostro piacimento. Questo era a grandi linee come si utilizzava il database. Abbiamo poi lo strumento gestione risorse, che è per importare o esportare immagini, i personaggi, le musiche, eccetera, e addirittura dei video. Qui abbiamo il gestore dello script, degli script. Avevo creato uno, ma non ve lo sto a far vedere. E poi abbiamo il prova audio, cioè selezioniamo un audio a caso, possiamo ascoltarlo, modificare il volume, l'intonazione, eccetera. E poi abbiamo lo strumento del generatore di personaggi che già vi ho fatto vedere. Comunque questo, che cosa ho fatto? Niente. Comunque questo a grandi linee era come si utilizzava il database. Spero che vi sia tornato utile in qualche modo. Se avete dei dubbi, non esitate a chiedermi, a farmi domande. Nel prossimo episodio cosa andremo a fare? Andremo magari a... Ma non lo so, vi faccio vedere come si crea una quest. Vi faccio vedere come si crea questa quest, in particolare nel bambino. Quindi, se il video vi è piaciuto, mandate un mi piace, se vi va, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Qui è Chris, ciao!